marsiquino tiene impegnati i giovani iberici anche per il 2018. Le serate estive di Vigo, in Spagna, si infiammano grazie ai concerti previsti dal cartellone. In terra spagnola. Come ogni estate che si rispetti, sono tantissimi gli eventi che si tengono a cielo aperto con le stelle a far da cornice. Musica, reggaeton, tormentoni estivi, alcol, cocktail e festa fino al mattino? Ed è in questo contesto che Rels B, rapper famoso anche in Italia, ha infiammato la serata di ieri, domenica 12 agosto 2018, in quel di Vigo in occasione dello Marsiquino. Certo, non tutto è andato secondo i programmi. A metà spettacolo, infatti, l'artista ha invitato la folla a altissimo il numero di presenze per l'evento a saltare insieme a lui. Quel che è successo un attimo dopo è terribile. Sono oltre 300 i feriti per il crollo di una sezione di una passerella in legno durante il festival musicale a Vigo. Secondo fonti locali, 5 persone sono in gravi condizioni, tra cui 2 quindicenni. La piattaforma sul lungomare era piena di gente che assisteva, appunto, all'esibizione di un artista rap durante o Marsiquino, l'evento di 2 giorni nella città della Galizia. Alcuni spettatori che erano sulla piattaforma, 30 metri di lunghezza e 10 di larghezza, sono caduti in mare. I testimoni hanno riferito scene di panico mentre le persone cercavano di mettersi in salvo. Sono oltre 300 i feriti per il crollo di una sezione di una passerella in legno durante il festival musicale a Vigo. Secondo fonti locali, 5 persone sono in gravi condizioni, tra cui 2 quindicenni. La piattaforma sul lungomare era piena di gente che assisteva, appunto, all'esibizione di un artista rap durante o Marsiquino, l'evento di 2 giorni nella città della Galizia. Alcuni spettatori che erano sulla piattaforma, 30 metri di lunghezza e 10 di larghezza, sono caduti in mare. I testimoni hanno riferito scene di panico mentre le persone cercavano di mettersi in salvo. Nella giornata odierna il presidente della giunta Alberto Núñez Feijóo andrà a visitare quelli ricoverati nell'ospedale Álvaro Cunqueiro di Vigo. Intanto l'inchiesta dovrà stabilire se il cedimento sia dovuto alle condizioni della passerella o a un eccessivo affollamento.